Ok, buongiorno ragazzi. Oggi vedete un nuovo sfondo, una nuova cosa perché sono a casa perché mi hanno definitivamente confinato e quindi abbiamo fatto un po' di prove nel weekend per quanto riguarda telefoni, connessione, di tutto di più. E quindi abbiate un po' la pazienza anche se ci sono delle disfunzioni tecniche perché non siamo in ufficio, ma sono a casa con le luci e tutto. Intanto oggi abbiamo qui Ionica, ho scritto già male, Ionida, non Ionica. Ciao Ionida. Ciao, Ecco, buongiorno. vedi, pronti via? Ho già fatto subito la prima graffa. Allora, dai, ciao, come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Grazie per l'iniziativa che avete creato. Mi fa molto piacere di essere qua oggi, insomma, a dare il mio contributo per i miei colleghi. Grazie a te che hai voluto partecipare. Ecco, ricordiamo che Ionida è una formatrice, ragazzi, di Z1 Concept. Non è qui oggi per l'azienda, ma ha chiamato lei, però ci teneva a dire che fa parte di questa bellissima azienda e che ha dato la liberatoria per poter fare questa trasmissione, perché darà un po' di trucchi, un po' di tip and tricks per voi su questa cosa delle trecce che è molto sentita. E intanto vedo già tutta una serie di persone che si stanno collegando, quindi grazie, ma cominciamo subito a parlare un pochettino di te. Dov'è che sei tu adesso? A parte che sei a casa, però. Ma tu vedo che sei in salone, però. Salone, però ho la fortuna di avere il salone veramente a 2 passi da casa e mi ha permesso insomma di essere qua oggi, che ovviamente era un po' più comodo per tutte le attrezzature, però abito veramente a 2 passi ed è comodissimo. Intanto appunto mi devo presentare anch'io, sono Ionida Bini, una parrucchiera formatrice appunto di One Consult, come diceva Romano. Nel mondo della formazione nasco come Breeders, formatrice Breeders, in seguito sono entrata appunto a far parte del team artistico nazionale e ho anche la fortuna di lavorare nei backstage, nei vari eventi insomma organizzati dall'azienda. Ok, mi piace. Allora, Fashion Week a Milano, Intimissimi. E infatti adesso vediamo anche un po' di foto. Mi piace che mi dici sono una parrucchiera e lo dici con fierezza. Piace questa cosa perché alla fine nasciamo così parrucchieri, poi tutto il resto è un'evoluzione, insomma, no? Ok, va bene. Oggi cosa ci fai? Dopo vediamo anche delle tue foto, ma oggi cosa ci fai vedere? Allora, oggi volevo presentare appunto un lavoro con all'interno delle trecce, con 2 tecniche, cioè una è la olandese, quella in rilievo, e l'altra è la treccia sfiga, quella 2. In più farò vedere degli inserti di extension e poi infine una coda. Ok, dai, allora partiamo. Abbiamo un po' fatto un piccolo set da te per la luce e tutto il resto. Intanto salutiamo Jessica, Luigi che si stanno collegando, Brava Ioni, Salvatore, Luigi Coletti, Z1 Concept. Non riesco a leggere tutto, non arrivo fino lì, ma vi ringrazio di cuore e spero di essere oggi utile a dare una tecnica molto semplice. Ovviamente parlo ai colleghi, chi ovviamente sa già intrecciare, tutti lo sappiamo fare, siamo parrucchieri, adoriamo insomma fare le acconciature. È una tecnica molto semplice ma molto d'effetto. Ovvio che sulla testina il risultato è quello che è, insomma, ovvio che sulla persona rende molto di più. Però noi ci proviamo e spero di dare il mio contributo. Il tuo contributo. Ok, vabbè, una tecnica che, diciamo, quella delle trecce che fanno sì che con pochi gesti, per chi è capace, cambiano 1.000 acconciature, no? Sempre un look diverso. Come dicevamo anche prima, le trecce sono tornate di voga, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, tantissimo su diverse passerelle, riviste, e continuano ad esserlo tuttora. In diversi stili abbiamo detto, sia elegante, rock, casual, teenager e anche in uno stile comunque molto elegante da sposa anche. Per quello che dico, lì va poi a nostra fantasia. Va bene, dai, allora poi facciamo vedere tutte le tue foto anche, vai così. Allora, come primo passaggio, una cosa molto fondamentale, riuscite a vedermi tutti? Sì, si vedono tutti. Una cosa fondamentale è la preparazione della base, che io in questo caso ho preparato da asciutto, capello pulito sulla testina, dove ho messo uno spray corporizzante della linea Lifestyle in Shade e il Texturizing Spray. Scusate l'inglese perché io sono negata. Ho applicato tutte le radici da asciutto, ho fonato dandogli il volume giusto,
E questo è il risultato. Ripeto, le basi sono veramente fondamentali, perché senza quello ovviamente la treccia non ha una durata giusta, i volumi neanche. Benissimo, a questo punto vado a fare la mia prima divisione, che andiamo a tre quarti di sopracciglio, la facciamo in un modo molto irregolare, scendendo leggermente a V sulla zona osso-occipitale. Ok, io cerco intanto di andare vicino il più possibile. Ragazzi, abbiate pazienza se le immagini non sono perfette, ma stiamo lavorando davvero in emergenza. Adesso la eseguo, in caso poi mi avvicino anch'io per non farla. Ok, questa è la mia prima divisione. Come abbiamo detto, irregolare. Ok, sì. Dall'altra parte faccio lo stesso. Ovvio, anch'io adesso non ho davanti lo specchio, ma mi elimino questa zona, la vado a isolare e vado a lavorare sul mio laterale. Qua vado a fare, ragazzi, come ho detto, la treccia quella in rilievo. Vado a mettere una crema stilizzante per le trecce, la linea, come dicevo, Milkshake, la linea Lifestyle, ha creato tre prodotti esclusivamente per le trecce. Che ovviamente non rimane quel residuo, diciamo, sul capello spiacevole, dopo un po' asciutto. Io ho messo cream in questo caso, massaggiamo sulle mani e vado ad applicarlo sulla mia sezione laterale. La treccia la vado ad eseguire fino ad arrivare, diciamo, come linea d'aria al tendine. Se riuscite a vedermi, Aspetta che cerco di zoomarti. fino al tendine. Dove andrò a fare una freccia partendo, abbiamo detto, dall'inizio fino ai sopracciglia, scendo leggermente in diagonale. Sara chiede appunto da orecchio a orecchio isoli le sezioni. Da orecchio a orecchio ho fatto una divisione a tre quarti di sopracciglia irregolare andando a finire all'osso occipitale e crea una leggera V, diciamo. Ok. Invece vado a finire, abbiamo detto, creo una C, come se fosse una C, fino a quello che è il tendine, ok? Ok, intanto mi inserisco a dire, perché ci sono delle persone che chiedono salvate la live. Sì, ragazzi, la live viene comunque quando finisce, diventa un vero e proprio post e potete comunque ritrovarla poi fra un'oretta nel canale di Parrucchierando YouTube, così ve la potete pacciugare tutta. Intanto io non sto dietro a tutti i messaggi, ma c'è tutto un sacco di gente del tuo team, grande, Ah, fortissima. Dopo ti guardi tutti i commenti anche tu. Va bene. ho il mio pubblico da casa, un bacione. Allora, ragazzi, come vi ho detto, l'inizio parto da qua. Abbiamo detto fine sopracciglio, tre quarti, e questa è la mia partenza. Divido la sezione in tre e facciamo una treccia in rilievo, la olandese, cioè anziché lavorarla in su, la lavoriamo in giù. Le mie tre separazioni. Cerco magari di andare un attimo a rilento, ditemi solo se riuscite a vedermi bene. Io sto cercando di avvicinarmi più che posso. Ok. Vado ad alimentare. Tanto ci guardano anche da Malta, Roser. Ciao Roser, vedo. Una mia collega, ciao Roberto, il gruppo internazionale dei formatori. Danilo Pennuto, ciao dalla Sicilia. Mi fa proprio piacere confrontarmi appunto oggi con i miei colleghi. Grazie veramente a tutti. Ok, ragazzi, Ti come salutano anche vedete. dall'Olanda, Kimberly van de Boort, from the Netherlands, quindi dall'Olanda. Ciao Kimberly. Sempre i miei colleghi, un abbraccio forte. Scusate l'inglese, hello. sì, perché noi siamo un po' maccheronici, dai. Anche se tu non sei proprio, anzi, non sei italiana, ma ti abbiamo adottato. Siamo fieri che tu sia qua. Da quando ho 12 anni, perciò io sono albanese, anche da parte di mia mamma, origine greca, è un mix,
Un super mix. Si dice che le cose migliori vengono sempre dai mix delle cose. Sono d'accordo, non potrei non esserlo. Ciao, Allora, vai. come vedete, scusatemi, vorrei tirare sulla testina, ma si è incastrata. Ok, aspetta, aspetta, Questo. tienila lì così che io zoomo per assurdo, zoomo indietro perché così è più qualità. Ecco, sì, va bene. Ok, arrivati poi sempre, abbiamo detto, olandese a questo punto, l'unica cosa che devo cercare è di tenere la treccia abbastanza morbida senza tirarla troppo, con le dita vado ad aprirla. Allora, diciamo che il discorso dell'aprire una treccia, ho visto in diversi appunto, sale di corsi che mi viene chiesto molto e mi piace dare questa nozione. Praticamente come viene fatta? Come se andiamo con le due dita a sfogliare, no? Vedete, proprio come se andiamo a sfogliare i fogli o a contare i soldi se ci viene meglio. Okay, che adesso abbiamo un po' di difficoltà a contare i soldi, sai. Essere positivi, andiamo proprio a sfogliare in questo modo l'estremità della nostra treccia. Così, tenendola, vedete qua ferma, non vado a rovinarla, insomma, no? Non rovino i volumi. Una volta che la andiamo a sfogliare, io continuo la mia treccia, sempre alimentando, e a questo punto, anziché andare a finire qua, finisco in questa diagonale alta, perché tenete conto che io qua dopo andrò a fare una coda. Ok? Sempre abbiamo detto morbido. E la vado a finire tutta. Vado sempre a sfogliarla leggermente. Vado a isolarla con un elastico. E che vado a chiuderla, scusate. Ok. Adesso poi ancora una volta chiusa la treccia vado a fare vedere la tecnica sempre dell'aprire la treccia. Allora, è molto importante tenere il mezzo, proprio l'incrocio centrale con le due dita e con l'altro andare proprio ad aprirlo. Così una volta Stefania, non ha. sì, Stefania ti chiede, inizio a sfogliare, inizio treccia o verso la fine? Allora, io l'ho fatto a metà. E poi anche adesso che l'ho chiusa vado comunque a farlo. Potete benissimo farlo anche quando iniziate man mano, solo che se lo facciamo così la problematica essendo un discorso laterale andiamo a perdere poi i volumi. Ok, intanto ho una mia amica questa volta che dice non ce la farei mai. Lei è una consumer, non è una parrucchiera. Ciao Elena, non ce la farei mai. Ciao Elena, se fosse una treccia ovviamente classica francese è molto più semplice. Ma voi potete benissimo appunto farla anche classica francese, insomma, in rilievo rimane un po' più carina perché vedete questo volume di lato. Anche qua la stessa cosa del sfogliare, tengo a metà e poi vado ad aprire, senza poter appunto destrutturare la mano. Dall'altro lato vado a eseguire la stessa freccia. Devo farvi vedere la fine. Ok, sì. E beh, ragazzi, ecco perché la treccia fatta da una parrucchiera è diversa di quella fatta in casa. Dai, Se giustamente. no. Facciamo noi dopo nei nostri saloni tutto. Sole Cordini, penso che questa sia per te. Vai capo, dice. Ciao Sole, scusate per il pettine. Intanto io ti dico un po', ti leggo un po' di annunci. Buongiorno da San Giuseppe Vesuviano, ciao da Belluno, buongiorno da Napoli, ciao dalla Puglia, Mary Crispiano, buongiorno da Lucca, dalla Calabria Maria Rosaria, dalla Sicilia Maddalena del Vallo, da Salerno Dina Lazzari, da Bergamo, cavolo, Bergamo è una città in questo momento davvero sotto pressione, quasi come Milano, ma loro purtroppo ancora di più. Forza Bergamo, ciao da Pestum, da Marano di Napoli, abbiamo letto, ciao dalla Toscana, da Castiglione del Lago, insomma ragazzi siete davvero tantissimi, ci fa davvero piacere. Quindi hai un super pubblico. Mi fa piacere, grazie mille.
Ragazzi, di qua vado un po' più veloce, sempre abbiamo detto in rilievo, scusate perché non so se riuscite a vedermi bene. Sì, al limite giriamo dopo un pochettino. Certo, dopo, no. Aspetta che mi sposto, io mi, anzi mi tolgo proprio dalle balle, io guarda, tac. Anche qua, come abbiamo detto, rispondo alla ragazza di prima, arrivata a questo punto mi tengo ferma e vado comunque a fare il mio sfogliamento. Continuo la freccia. Se anche per me adesso è un po' difficile perché mi devo allungare, scusate se ho la telecamera. Maria Teresa Gratti, buongiorno dalla Germania. Poi ho visto che sono passati da Modena, da Brescia, un'altra città. Wow. Ciao da Vigevano, ragazzi siete tantissimi. Buongiorno dalla Sardegna, ciao da Urbino. Allora, Irina mi dice, è alla francese? Punto di domanda? No, no. Olandese. Olandese. Perché la francese è quella fatta in sotto, normale, classica. All'ingiù, questa invece olandese in sotto viene fatta. La francese, scusate, è quella che viene fatta normale, classica, in su. Ok. Metti tu operi, perché ti dico proprio che operi in questo caso, ma è vera questa cosa che per fare le trecce è meglio avere i capelli leggermente unti, che si prestano meglio, piuttosto che appena lavati? Allora, sono punti di vista, nel senso che comunque io preferisco lavorare su un capello pulito. Come avete ben visto, la mia testina è stata lavata, pulita, e ovviamente adesso sì, c'è sempre stata questa diceria, insomma, no? Però io consiglio meglio un capello pulito, mettete ovviamente, non so, lavato il giorno prima va benissimo dalla cliente, e poi se arriva in salone noi possiamo eseguirlo. È veloce, d'effetto, d'impatto, e anche per noi ovviamente diventa una cosa più gestibile, perché al giorno d'oggi, ormai, essendoci tantissimi prodotti, come vi ho detto prima, che vanno a lavorare sul discorso trecce, ci sta anche da un capello. Ecco, ad esempio oggi, aspetto, dimmi. No, Ama appunto chiede se stai usando un gel liquido o una cera. Allora, io in questo caso ho usato una crema, come vi ho detto, una crema stilizzante creata apposta per le trecce, la Metalina Lifestyle. L'ho applicato e come vedete è già asciutta. E mi piace molto questa cosa perché vado a dare definizione, ma allo stesso tempo è asciutta, perciò posso avere sempre il volume. Intanto io ti metto una tua foto sulla destra, perché sei un po' uscita dalla telecamera, così vedono con chi stai parlando. Eccoti qua, sei di nuovo entrata. Ti ho messo una foto mentre qua, cos'è, un backstage questo che mi hai mandato? No, lì siamo in crociera, abbiamo fatto un lavoro sempre con la Z1 per i 20 anni, e abbiamo fatto un braid bar, un bar di trecce in crociera che è stato veramente molto apprezzato. E c'era tantissima gente che veniva a farsi fare appunto le trecce, e questa idea, diciamo, della Z1 Concept, siamo i primi in Italia a averlo fatto. Ed è veramente bello questo discorso del braid bar, no? Perché sappiamo anche il discorso delle unghie, nail bar, tutto quanto, color bar. Blow bar. C'era il blow bar delle pieghe, adesso si... Allora ragazzi, arrivati a questo punto, eseguito tutti i due laterali con la freccia olandese, abbiamo detto, vado sulla zona sopra di corona. Anche qua è molto importante la preparazione. In questo caso, come vi ho detto, ho già preparato prima dando il volume giusto alle radici. Ora vado a applicare la Power Pop, scusatemi, la Power Pop, che è un polvere volumizzante in polvere. Di conseguenza dà un po' quell'effetto leggero cottonato, così riesco ad avere sostegno. Lo vado a applicare su tutta la zona. Proprio a puffettino. Scusate, c'è un po' di flare. No, no, vabbè. Vedete lo stesso. Ok, poi una volta applicato questo prodotto in radice. Tanto Luigi Coletti dice ottimi prodotti per le trecce fatti appositamente da Zone Comset, da sì. Z1. Diamo a Cesare quel che dice Cesare. Oggi stiamo usando questi. Stai usando questi. Sì, è vero.
anche lui è il mio collega della Sicilia. Ciao Luigi. Infatti scrive salute da Sciacca. Ciao Luigi. Bello, bello. Benissimo, una volta arrivato qua, sentiamo già il capello che rimane comunque già in sostegno, sostenuto, ma io ulteriormente, scusate, ovviamente dipende anche lì dalla tipologia di capello che abbiamo, che ha la cliente, se abbiamo un capello insomma bello, bello grosso, medio, così non c'è bisogno di andare a cotonare, ma se ci troviamo un capello più fine, oltre ad aver messo la polvere volumizzante, andiamo a fare una leggera cotonatura. Una cosa molto importante della cotonatura che volevo dire, Romano, è che giustamente tu non sei un parrucchiere, No, però. io faccio corsi ogni giorno, però non sono parrucchiere. Come si dice, chi ha il pane non ha i denti, mi spiace, infatti neanche i capelli. Allora, come dicevo, la cotonatura non deve essere fatta da qua e in giù, deve essere fatta esclusivamente in radice. Proprio in questo modo è graffiato solo e esclusivamente ragazzi la radice, non questo e giù come magari siamo abituati di solito a fare. In questo modo creo riempimento e tante volte quando mi trovo delle attaccature che sono un po' irregolari, fatto in questo modo qua, vado proprio a creare un effetto un po' di copertura posticcio, no? Lo andiamo a fare su tutta la zona di corona. Allora entro e cotone esclusivamente il pezzettino, le prime due dita, diciamo, dalla radice. Intanto piovono like, piovono cuori. Ragazzi, date un po' di cuori. Forza, vediamo un po' quanti ne vengono fuori. Perché se sono 185 like e 57 cuori sono un po' pochi. Forza. Ecco che arrivano. Basta chiedere, no, Romano? Adesso sulla zona, dicevamo appunto, di corona vado a eseguire la treccia a spiga che avevo parlato inizialmente, che sarebbe quella a due. Vedete, ragazzi, il risultato della cotonatura fatto solo e esclusivamente in radice, il capello rimane comunque pulito e ho il volume giusto. Non ho tutta quell'increspatura, insomma, che di solito si crea, no? Comunque abbiamo fatto l'appello al pubblico, siamo passati a 230 like e 450 cuori in un attimo. Ragazzi, grandissimi, siete super presenti, vedo tutti quelli che passano. Ciao da Roma, intanto buongiorno Francesco, ciao Raffi, grande Johnny, sei bravissima da Di Troia Donatella. Grazie mille, grazie. Grazie a te. Marilena Melle, anche lei si accade. Ciao da Borgosesia. Borgosesia, qua sta in zona, eh? Sì, noi siamo una zona Ah, bellissima, però poi molto aspetta, si chiama DJ Herbalbimbi, quindi vi sa che qua giochiamo in casa. ah, lì è mio fratello. Allora, ok. Vabbè, ma c'è tutto un discorso, vedi, dietro di io pagati bene, no, Romano? Hai fatto bene. Anche se in questi giorni li vedremo tutti rasati, io gli ho detto anche con tutti rasati, gli uomini, mi raccomando. Guardate, io ho preso subito spunto, eccomi qua, vedete, più A posto. sono a posto io. Allora, ragazzi, non so se riuscite a vedere qua, Romano, aiutami, Sì? perché eseguirò una freccia su questa zona. Sì, Ditemi dovremmo, solo se no, girarmi di più. dovremmo farci, prova a partire, al limite giriamo in corso d'opera e ti faccio girare. Allora, prendo una piccola sezione, diciamo, della zona davanti, tutto all'indietro. Vedete? Ok. La divido in due. Sì, No, non riesco no, va più. bene. Io cerco Perfetto. di avvicinarti, cioè sembra di pilotare il robot perché io posso fare degli zoom con la camera, però è solo avanti e indietro. Ci vuole un robot. Comunque, alla prima Adesso occasione vengo a quando ho detto la. trovarti. Bene. Come dicevo, l'abbiamo divisa in due. Vado a prendere l'estremità molto fine, io in questo caso mi piace farla fine così vediamo proprio il risultato ben definito, si può fare anche le prese più grosse a vostro piacimento e fantasia, perché
Perciò abbiamo detto partenza 2, prendo estremità, anche dall'altra parte. In questo caso i primi tre passaggi di intreccio non vado a alimentare, perciò me la gioco con le due ciocche iniziali. Stringo leggermente. Ok, una volta che ho fatto i miei tre passaggi senza alimentare, così mi sono ancorata bene, ora vado ad alimentare tutta questa zona. Sempre molto fine le prese, ragazzi. E questo ovviamente all'insù è un po' più semplice, no? Cioè, quindi questa non è più olandese, o è sempre olandese? Già che è a due, questa è a due, però adesso vado ad alimentare. Tengo sempre appunto, abbiamo detto che abbiamo creato il volume sotto per mantenere questo effetto morbido, anche quella leggera cotonatura, e vado a prendere proprio delle cerchie molto fini. Chiede Ama se è una treccia a spiga, quindi. È una treccia a spiga, sì, come dicevo Adesso ragazzi, lei è un attimo davanti con le mani, però adesso poi piano piano si sposta. prima. Ebbene, dovremmo avere un'inquadratura dall'alto, però non abbiamo ancora i droni. Allora, mi spiace, ma non so come fare. No, ma secondo me ti conviene che tu vai avanti e poi magari fa tre o quattro, diciamo, nodi o incroci, come possiamo chiamare, e ci facciamo vedere bene dalla spiegazione. Tanto questa treccia la vado a continuare fino qua sotto, ragazzi, perciò meno male riusciamo anche a vedere. Gigi Buduleci dice: ciao amore mio, sei bellissima. Spero che sia di casa. E il tuo marito. Ah, ok, va bene, perché l'avevo passato. Ciao. Allora. Vedete? Sì, vai un po' più verso la luce, così. Ok, ragazzi, si capisce? Aspetta, no, allontanati pure un pochettino. Ok, e vai verso la luce. Verso proprio verso la lampada, ok, sì. Sì. Almeno io Ok, lo e vedo. Non... questa è la sfiga che abbiamo detto, iniziamo. Con le due ciocche centrali, tre volte non alimento, perciò faccio solo l'estremità delle ciocche che ho iniziato, e da lì poi inizio a alimentare. Tanto poi se potete appunto rivedere il video, possiate stare tranquilli che questo passaggio lo rivedete. Ecco, Francesca dice: treccia a due capi in sovrapposizione alimentati dai lati, dice. Sì, bravissima, perfetto, giusto? Però all'inizio non alimento per tre volte, Francesca, poi dopo va benissimo, andiamo a alimentare. Intanto Irina dice: adesso vado a prendere la testina per fare questo capolavoro. Lo facciamo insieme, è anche bello vedere anche le foto. Una cosa molto carina che non mi dispiacerebbe, ragazzi, se una volta che provate volete mettere le foto sotto, a me fa veramente piacere Ah vederlo. sì, ragazzi, mettete le foto così, anche se avete dei dubbi, magari in qualche commento vi possiamo dare una mano. Vi può dare una mano. Almeno vediamo anche un risultato diverso, magari chi l'ha preso in un altro modo, più grande, più fine. Fa sempre piacere, insomma, confrontarci tra di noi. Anche qua rimango sempre molto morbida. Non Ora provo così, ragazzi. Romano, così va Sì. bene? Tanto anche Cristina ha detto che si è già acchiappata la testina e sta facendo anche lei la stessa cosa. Qua invece vado leggermente a stringere. Ho questa luce che mi sta accecando della lampada, non vedo, sono storta. In effetti qua non mi piace il bello della diretta. Non mi piace, la riprendo, ok? Ci tengo a essere comunque precisa e pignola perché è corretto così. Allora, Rossella chiede: la ciocca d'alimentazione la premi solo in fondo?
Scusami Romano, non ho sentito bene. La ciocca d'alimentazione se la premi soltanto in fondo. Sì, solo da sotto. Dai, diciamo dai lati, vedete? Cioè, non la prendo tutta perché lì ho cotonato, come ho detto, solo l'estremità. Per quello che anche a me è scappato, perché ovviamente ero storta, adesso l'ho ripresa. Come va con la batteria del tuo telefono? Come siamo messi? Mica che li Non lasciamo a lo so, metà. no, meno male, ci siamo, diciamo. Ok. Oddio, non fa danni. Ok, una volta arrivati a questo punto, stringo un po' di più. E ora non ho più da alimentare, vado sempre a alimentare, come dire, inizialmente dalla stessa, appunto, ciocca che mi è rimasto, dai due ciocche che mi sono rimaste. Ragazzi, davvero, lo ripeto, sulla testina è un effetto totalmente diverso, su rende come rende. Chiedono se possiamo chiamarlo Coronav, questo intreccio, o Coronavi. Oddio, sì, possiamo sdrammatizzarlo così, potrebbe, visto che il periodo è quello che è, giustamente. Ok, qua sempre abbiamo detto senza alimentare, prendo solo le estremità. E la vado a chiudere con un elastico. Okay. E questa zona, se vedete, mi rimane fuori. Aspetta che allontana. Intanto Federica De Certo ha detto che ha avuto l'onore di averti come insegnante. Sei il top. Grazie mille, ragazzi, mi fa molto piacere, grazie di cuore. Patrizia che si è collegata adesso dice se sei partita con due ciocche. Sono partita con due ciocche. Allora, scusate un secondo. Io ho fatto una prova veloce prima e devo essere sincera, mi è venuta bene, meglio, perché adesso ho perso un po' l'equilibrio. Questo deve essere il risultato. L'ho fatta proprio velocemente, però. Vedi, Sì, Romano? vai un po', aspetta, stai lì così? Così, ok, sì. Vedete, questo deve essere il risultato con la treccia, insomma, laterale. Però adesso qua io mi sono incasinata leggermente. A quella vado a sistemare, ad aprire. Beh, è colpa anche mia che ti costringo a lavorare in condizioni che, ragazzi, dovete portare pazienza. In pedana siamo abituati, insomma, a lavorare storti, però tranquilli. Allora, arrivati qua, ora andiamo a trattare un argomento che mi piace molto, extension. Ok, aspetta, intanto Ama chiede, la riga tra le trecce di sopra e quella laterale è voluta appositamente così sporca, diciamo, o si può fare a piacimento o anche detta dritta zigzag? Cioè ci vuole dritta zigzag? Allora, io l'ho fatta, come ho detto inizialmente, l'ho fatta un pochino irregolare, un po' a zigzag, perché, ripeto, sulla testina non rende, ma sulla persona, insomma, su una testa reale, questo rimane voluminoso e non vedi proprio la riga netta. Poi c'è chi preferisce la riga netta, ma quello a vostro piacimento. Ok. Ora andiamo ad applicare, appunto, come dicevo, l'extension. Questo diciamo, argomento mi piace molto perché questa acconciatura, ti dico la verità, mi viene chiesta tanto sia in salone ma anche quando vado ai corsi da diversi colleghi. Come si fa? Perché arrivati a questo punto ho pochissima lunghezza e vorrei una coda insomma molto più prosperosa. Allora, io adesso sto usando delle semplici extension click-clack, Sì, si vede. ma se avete sì, anche se avete comunque a casa, cioè in salone, la classica matassa, tutto quanto, potete benissimo tagliare anche lì, cucirla e applicarla appunto su questa zona, come dipende appunto cosa avete.
Quando vado ad applicare con la click clack, in questo caso vado qua, cosa succede? Per poter avere più sostegno, prendo una ciocca molto fine, anche qua c'è sempre di mezzo la treccia, faccio una mini treccia normale, francese, proprio alimentata quelle 2 o 3 volte. Cotono, così mi creo, diciamo, un mini posticcio da poter poi attaccare all'interno della clip. Poi entro e chiudo. Questo io lo uso tantissimo anche sulla cliente che vuole semplicemente avere un risultato, insomma, per il fine settimana. Adesso non vado a cotonare, che sennò faccio perdere tempo, però è molto carina questa cosa del cotonare, dici, perché abbiamo una durata maggiore. Faccio ancora una qua. Mini freccia. Intanto salutiamo Polina Vidiska, buongiorno dalla Bulgaria. Wow. Annalisa dice che l'ha fatta in diretta con te. Bello. Ecco, che per chi chiedeva dove mettere le foto, le dovete mettere qua nei commenti, ragazzi, perché potete tranquillamente pubblicarle. E per chi si fosse collegato adesso, il video poi lo mettiamo sul nostro canale YouTube, quindi fra quarto d'ora, 20 minuti dopo la diretta sarà sul canale YouTube e comunque questa diretta diventa a tutti gli effetti un vero e proprio post, un video che potete guardarlo con tranquillità. Adesso scusate perché il colore dell'extension non equivale a quello della festina, ma è Però una anche combinazione. te, cavolo, cioè, cadiamo su queste cose qua. Benissimo, una volta che ho creato, diciamo, il mio posticcio di extension, vado a fare una coda su questa zona per poter poi arrivare come chiusura nella treccia con la spiga che ho creato prima. Io uso un elastico a gancio. Sì? Come si chiama il canale YouTube? È facile, parrucchierando, quindi è abbastanza facile. Tiro giù l'altro pezzo che avevo isolato prima. Anche qua vado a sfogliare leggermente la mia freccia spiga. Benissimo, ora vado a chiudere la treccia con quelle laterali. Anche qua vado leggermente a sfogliare, così creo più collegamento tra il sopra e il lato. Chiedono se Cristina, cioè, peccato non avere l'extension, cioè, chiedeva se il risultato precedentemente, se, che hai fatto precedentemente, si può vivere anche da solo senza l'extension. Assolutamente sì, lo possiamo tranquillamente poi prendere e fare sempre la coda e chiudere sempre con i laterali. Ovvio che avrò, allora se abbiamo una lunghezza importante, ben venga, ovvio che se non ce l'abbiamo, a quel punto le extension sono fondamentali. Se no, possiamo tranquillamente fare così, raccogliere anche questa zona qua con un'altra tipologia, insomma, di treccia, quello a vostra fantasia. Tanto io mando dei lavori che hai fatto, Grazie. così vediamo che mi hai mandato qualcosa. Ah, no, ho trovato una tua foto di Intifissimi, Fashion Week. Sì, no, lì eravamo alla sfilata cabaret premiere di Intimissimi, siamo stati proprio nella loro sede a Dosso Buono 2 giornate, è stata un'esperienza fantastica.
Una volta, ragazzi, che abbiamo chiuso, adesso posso benissimo andare ad aprirla. Io sull'extension possiamo tranquillamente fare un mosso ondulato morbido, o possiamo tranquillamente anche, come diceva prima la ragazza, che chiedeva fare due torsion. Adesso questa è una lunghezza importante, però se facciamo due ciocche a torsion, prendo una ciocca molto molto fine, vado a tirarla e mi viene fuori una lavorazione di questo tipo. La vado a fissare ed è molto carina questa. A me piace, dico la verità, un po' sciolta perché è molto bella, soprattutto ripeto, per una persona. Mi sembri come, sai, i grandi chef che fanno i piatti, impiattano 2 secondi, perfetto. Cioè, una cosa che sembra semplice, poi perché sembra semplice perché la sai fare. No, vabbè, adesso quello sì, però se le mie aspettative erano diverse, ragazzi, sono sincera, però l'importante è che vi ho passato il concetto, diciamo i volumi di questa freccia. Anche qua vado a sfogliarla, questa è anche molto carina, aperta. No, tutti stanno facendoti i complimenti, bellissima, bella, grazie che ci offri questi stimoli. Piacere. E questo dicevamo appunto un effetto morbido sul Più, mosto. ok, aspetta che sì. Poi la coda possiamo anche tranquillamente cotonarla, anche qua semplicemente in radice, per creare un po' più di volume. Sono tutti d'accordo, brava, stupenda, quindi. Sì, Adesso devo fare delle prove a lavorare così perché è importante, insomma, lavorare in tutte le diagonali, no? È una cosa molto bella che a me piace come finale mettere lucidante esclusivamente sull'incrocio, Daniela chiede se fare il frisé può essere di aiuto. no? Allora, bravissima, volevo dirlo inizialmente, mi è passato, brava che me l'hai ricordato. Sopra, se abbiamo un capello, appunto, dicevamo, con poca struttura, va benissimo fare il mini frisé tipo a zigzag, no? E solo esclusivamente nella prima parte della radice va benissimo. Brava Daniela che me l'hai ricordato. E come vi dicevo, nella zona, scusate, muovo questa che ce l'ho qui, su questa zona centrale è molto bello mettere proprio il lucidante. Così l'effetto che abbiamo messo prima della polvere volumizzante crea un po' questo effetto opaco ed è bello proprio andare a enfatizzare solo, diciamo, la lavorazione a spiga che abbiamo fatto e diventa un accessorio, vedete? Ok, Elena Scottà chiede se è fattibile farlo anche su capelli precedentemente passati con un frisé piccolo per creare volume. Sì, come dicevamo prima, va benissimo. Anche Sì, va benissimo. precedentemente passato, ok, sì. Cioè, sì, precedentemente non so cosa intende, però credo prima di iniziare il Sì, lavoro, insomma, no? penso Sì, anch'io, sì. io ho preparato una base semplice perché mi sono aiutata comunque con la polvere volumizzante. Chi non avesse appunto la polvere volumizzante va benissimo fare anche un mini frisè. E qua andiamo a enfatizzare, io vado a enfatizzare appunto la zona della freccia laterale. Daniela corre a prendere la figlia e poi ci invia le foto, ha detto. Ok, ragazzi, io direi che ho fatto. Se avete qualche domanda, sono qua più che volentieri. E no, ce l'ho io le domande perché voglio fare vedere un po' di lavori con gli ultimi scampoli di batteria che ti rimangono, però dai. Vedete che avanti rimane morbido, il volume giusto, e laterale abbiamo appunto questa particolarità. Con questa coda, insomma, questo ponytail che è molto carino. Spesso poi uno lo può portare anche in avanti. Sto facendo casino, No, 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 Romano. no, no, va bene, va benissimo. Ok, sono io che faccio fatica a starti dietro. Va Eccomi bene. qua, dimmi. Ok, allora intanto per chi non sa come mettere le foto, va semplicemente quando schiacci rispondi nei commenti oppure metti per mettere un commento, poi selezioni l'icona con l'immagine e selezioni dalle foto del tuo telefono come farla. Dai,
Prima di chiudere, vediamo un po' di foto che mi hai mandato perché così abbiamo una qualità più alta e diciamo che si riesce a farle vedere. Allora. Qua tipo pin-up abbiamo, no? Sì, un evento che abbiamo fatto appunto in piazza qua da noi, era un evento anni 50 di queste moto, un raduno, moto e macchine antiche, e avevo appunto giocato su questo look per la mia modella, insomma. Ok, questa è una cosa un po' mix, cioè abbiamo delle frecce più sottili, del mosso raccolto. Racconta tu. Allora, sì, lei è una ragazza molto teenager, lei piace, è una mia cliente carissima, lei piace insomma essere un po', cambiare spesso il look, e qua era semplicemente per un sabato sera che lei usciva, abbiamo creato una cosa un po' diversa insomma dal solito, però vedete con qualche inserto e una treccia è una cosa un po' diversa. Okay. Ah, qui l'abbiamo fatta passare prima, che sei nel backstage di Intimissimi Official, non mica Pizzi e Fichi. Allora, questa è una foto da dietro di un'altra che poi ho visto prima. Sì, allora questo lavoro è sempre stato fatto io ogni tanto quando ho tempo, perché sappiamo benissimo che siamo tutti di corsa, prendo delle mie clienti, delle ragazze carine, cerco di fare un servizio fatto da me alla buona, in effetti sono state fatte foto da me. Anche qua ho fatto una coda bassa con una treccia a spiga, se vedete, semplicemente poi messa in un certo modo abbiamo creato uno chignon basso che è molto fine ed elegante, Non molto so se semplice. è la stessa di questa? No, è un'altra Sì, questa. è la La stessa, stessa. ok, vedi, ci sono arrivato anche io. Sì, è la stessa. Poi abbiamo qui lo staff che ci tiene molto per questa foto. Ragazzi, un saluto. Ciao ragazzi e speriamo di iniziare presto a lavorare. Ok, ricordiamo il salone. Il salone è a Borgo Stesia, giusto? L'abbiamo Sì, scritto l'Atelier della Bellezza. e Ioni, l'atelier della bellezza a Borgo Stesia, sì. Siamo un salone dove offriamo sia parrucchiere e donna, abbiamo all'interno anche il barber, estetica e solarium, cerchiamo insomma di dare diversi servizi, no? E Ok, questa cosa ci e poi mi piace. dicevi anche che c'è una pagina che tu volevi segnalare, che dopo comunque la scriviamo nei commenti, che sulle trecce, che dimmi tu. Allora, siccome appunto noi di Zhiyuan c'è un corso ovviamente che si fa di 3 giornate, come hai visto anche delle ragazze che mi hanno seguito, sono state ai nostri corsi, sono 3 giornate che si chiama appunto Braiders, e ovviamente sulla pagina Milkshake Hair Official praticamente lì ci sono già delle foto, delle immagini, come tipo questa foto che tu hai messa fa parte della nostra insomma collezione, delle foto, delle immagini, anche questa fa parte della collezione, e sono delle trecce molto semplici però prese ovviamente con le prese diverse, i volumi diversi, crea proprio un effetto stratosferico. Come vedete, questa treccia io la adoro. Perciò vi consiglio di andare a seguire la pagina, così vedete anche lì un'idea in più, insomma. Dopo la scriviamo, ragazzi, non vi preoccupate, non c'è censura questo mese su Porruccherando. Anzi, ci fa. Anche qua appunto sono dei lavori che abbiamo fatto sempre in salone, qua è un lavoro che ho fatto sempre in azienda, su un corso di formazione spose. Ah, guarda, Anche qua la mia cliente, la ragazza. ti faccio vedere anche questa, anche se sono dei competitor diretti, però te la metto lo stesso perché tu ne sei orgogliosa. Sì, questo sì. Ok, che è andata su Estetica. Comunque salutiamo, chiamo amici di Estetica perché fanno anche loro un bellissimo lavoro. Qua abbiamo, è stato un concorso che ho fatto 3 anni fa, se non sbaglio, dove appunto si sceglievano 25 parrucchieri, insomma, in tutta Italia, su un'estrazione erano 300, e sono contenta di essere arrivata, insomma, aver vinto. E ho vinto con Con quell'accorciatura lì, quel dove abbiamo lavoro. Aspetta che concorso, sì. la rimetto da che non si è vista magari bene. Che è questa qua. Ok. Grazie, sì, è stata veramente una bellissima esperienza anche questa. Anche lei è una ragazza semplicissima, una mia cliente che spesso la uso da modella, però vedete, basta poco, che anche il make-up tutto è stato creato da me, una cosa molto semplice, dici, ma ad effetto, no? Ok. Poi andiamo su, stiamo andando verso la fine.
Ecco qui altre. Sì, anche questa parte della collezione, sempre un po' modificata, sebbene lavori fatti insomma da me. Qua si va già più su un po' più tempo, qua ci vuole forse. No, questa è semplicissima. No, no, è una tecnica molto semplice anche questa. Parliamo di frecce in rilievo con delle divisioni un po' più, diciamo, in diagonale o dritte, abbiamo questo risultato. Anche qua è sfogliata, l'importante, come dicevo prima. Anche Ok. questa è una treccia, fatto poi ovviamente il giro su se stessa. Diciamo che il mondo delle trecce, ragazzi, come ho detto prima, è veramente personale, molto di fantasia, più che metterci il vostro estro, ovvio che no, la fantasia vostra è bellissimi lavori. Ok, poi verso la fine, aspetta, questa qui, ecco che ti piace tanto. Parigi, mi dicevi. Sì, in effetti 3 settimane fa sono fresca, sono tornata appunto da Parigi, che siamo stati alla Fashion Week di Parigi per un lavoro, per uno stilista, e questo è il nostro gruppo backstage, che saluto tantissimo i ragazzi, ci sono i ragazzi dalla Francia, da Londra e Malta. Un bacione anche la mia collega qua dell'Italia, no? E Ok. questa è una cosa fresca 3 settimane fa. Ok, Elena chiede la tendenza di quest'estate, secondo te? Sulle Sì. trecce. Allora, ci sono ancora, come ho detto prima, continuano a essere in voga. Ci sono delle evoluzioni ovviamente sulle trecce che non posso svelare il tutto perché fa parte anche della collezione, ma cercherò magari questi giorni, Romano, se possiamo dare un input in più. Qualcosa, va bene. Ma mi sa che non te la cavi così perché chiederanno che ti toccherà ritornare. Quindi dovrai rinunciare alle vacanze di questi giorni. No, vabbè, mi fa piacere io, anzi, amo quello che faccio e mi fa piacere, insomma, trasmetterlo nel miglior modo possibile. Ok, questa. Anche questa fa parte appunto della nostra collezione, è una coda molto fine, molto elegante, come vedete. Io ho fatto anche qua una piccola modifica, però questa è tosta, ragazzi, ve lo dico. Chi ha fatto il corso lo sa, però giustamente. Se no, non si farebbero 3 giornate, insomma, di formazione. Sì, beh, ricordiamo che noi oggi siamo qui per tenervi un po' compagnia, darvi qualche spunto, fare anche un pochettino di formazione, però beh, un corso dal vivo 3 giorni è totalmente un'altra cosa, ovviamente. Però Un full immersion. oggi siamo così. Ok, vai con questa. Sì, anche queste sono le famose corna d'ariete. Aircorn si chiamano, che io sono inglese, non riesco mai a dirlo. Sono le corna d'ariete che le abbiamo viste tantissimo anche l'estate appunto scorsa. E sono molto belle perché anche volendo, applicando delle extension colorate o degli accessori, sono molto molto d'effetto. E Anche questa. questa è fatta in Ok, rilievo. e qui siamo verso la fine per il tuo staff. Sì, qua siamo appunto sempre nel backstage di Parigi, dove appunto abbiamo la fortuna di aver lavorato con uno stilista e artista, più che stilista, lo chiamerei Franco Gobbi, che è veramente molto molto bravo, e lui è il nostro, diciamo, direttore artistico che ha creato la collezione Breeders ed è veramente molto molto in gamba. Noi quando andiamo a lavorare nei backstage siamo insomma i suoi assistenti e seguiamo insomma il suo mi fa molto piacere. E lo saluto. Giusy Ritiro dice che sei fantastica ed è l'unico corso che lei rifarebbe. Mi fa molto piacere. Lei è una ragazza che è stata da me, anche loro sono stati veramente bravissima, cioè bravissima Giusy, bravissimi tutti. Mi fa molto piacere perché quando appunto andiamo ai corsi è bello proprio confrontarsi insieme e veramente adoro quello che faccio, ripeto. Purtroppo spero di riprendere al più presto perché avevamo tantissime date da fare e ora siamo tutti fermi, però dai, facciamoci coraggio Sì, e forza e speriamo che migliorino. si ripartirà, dai, assolutamente. Questa è quella che abbiamo messo ieri, che poi è la stessa di prima, da un'altra angolazione. Questa è quella di prima. E qua andiamo in chiusura, che abbiamo questa, che ha detto questa la devi mettere a tutti i costi insieme alla prossima. Sì,
sì, no, l'ho fatto impazzire il romano questi giorni, però grazie davvero per di tutto. Qua ci tenevo veramente tanto a ringraziare la ragazza appunto bionda che è vicino a me, con i capelli corti, e Tammy Mattiazzi, che sarebbe la nostra Global Education Director, e nasce tutto insomma da lei. Volevo ringraziarla veramente dal profondo del cuore. E poi questa che... E poi questo ci tengo veramente a salutare tutti i ragazzi a livello globale. Questi sono, abbiamo fatto il GET poco tempo fa, la formazione insomma nostra di tutti i formatori a livello internazionale. Qua c'è il team internazionale italiano e volevo appunto dare un contributo anche a loro. E un grande saluto, un forte abbraccio e spero di rivedervi al più presto e che continuiamo a fare il nostro lavoro. Ma questo vale anche per tutti i parrucchieri che oggi ci hanno seguito. E veramente grazie di cuore, ragazzi, speriamo, ci facciamo forza di riprendere al più presto. Questo. E vi ringrazio per la vostra attenzione e spero veramente di essere stata utile oggi per No, voi. assolutamente. Allora, intanto Luigi Coletti ti dice next time in English, quindi ti devi preparare. Mi sa che è un messaggio. Luigi, ti prego, salutami i colleghi a livello internazionale, tu in inglese che puoi, che non riesco. Ok, e poi a chi ci chiede ancora dov'è che quando sarà su YouTube, fra un quarto d'ora tempo tecnico la carichiamo su YouTube, tutta la diretta. E chiudiamo con una persona che dice, eccola qua, abbiamo già una cliente per te, mi piacerebbe fare un corso, con a chi mi posso rivolgere. Dov'è che li mandiamo a Beh, fare i corsi? in caso se hanno piacere di scrivermi anche sul mio privato, insomma sulla pagina Ioni Natale della Bellezza, sul privato, io poi ovviamente darò le indicazioni giuste in base alla zona dove sono, ci sono i vari rappresentanti e i vari concessionari. Se Ok. avete piacere, scrivetemi pure, assolutamente vi darò le informazioni giuste. Sì, perché adesso stanno cominciando a scrivere dove che trovo le date, dove tutto è bastato lanciare un sasso che subito sono Sì, arrivato. no, adesso. Volevo davvero, l'ho No, fatto no, con no, ma tutto te un. l'ho mandata io. Mi fa piacere quando vedono persone così preparate come tutti quelli che sono passati sulle nostre pagine, tra l'altro, dare delle indicazioni, cioè, e potervi fare lavorare il più possibile, più velocemente, nel più breve tempo possibile, insomma. Ragazzi, siamo arrivati all'ora di pranzo. Noi adesso finiamo qui per questa volta. Ti toccherà ritornare perché già ho visto un sacco di gente che vuole che tu ci sia. E noi continuiamo con questa home edition di Parrucchierando con tutti i limiti delle cose, ragazzi. Quindi scusate se non è tutto perfetto, tanto non lo è mai comunque. Quindi siamo coerenti con la nostra, diciamo, policy aziendale. Grazie di essere stata con noi. E ragazzi, adesso mettiamo la sua pagina dove potete trovarla. E ci vediamo presto. Buon appetito a tutti e siate fiduciosi e positivi. Ciao, a presto. Ragazzi, un abbraccio, a Ciao, presto, ciao. ciao ciao.